Ciao a tutti ragazzi, bentornato Taylor TFG. Oddio, cosa sono succede, cosa succede? Guarda, guarda che arena sono. Non vedo arena. E come non vedo? Dov'è? Lì. Dove? Arena. Scusami. Ecco. Okay. Guardate ragazzi, 1700 trofei, quindi farò un road adesso di un paio di puntate di 1700, devo arrivare a 1700 trofei per sbloccare l'arena 6. Sopra di 100 trofei. Sì, adesso sono a 1600. Però ragazzi, visto che ho gemmato un po', perché dopo aver gemmato su Clash of Clans, ho detto perché non gemiamo anche su Clash? Sempre ovviamente. Grazie a che cosa? Sempre a colo avere gemme gratis. Esatto, se voi andate nel video dove si chiama come avere gemme gratis, che trovate qui? Ecco, potete capire che io faccio gemmare e gemmo. Esatto. Adesso ragazzi, vi faccio vedere. Potrei comprare la carta epica, ma io non sono un infame. E vado ad aprirmi un baule super magico. Ah, la compri dopo? Se la compro dopo. Se non la... Oh ragazzi, tanti bei mi piace, baule super magico, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Allora, intanto, raccoglitore. Va bene, bene, bene. 2000, stregone per 8. Bene. L'hai chiesto, ce l'hai. Il pack ha sbloccato, ragazzi, livello 1. Boom! Anche quella! Lo spacca! Adesso un'altra carta, dai! Boom! Va bene, sono tre. Era arrivato. Il baule super magico. No, ma scusa, è anche giusto perché. Scusa un attimo. Ecco. Apro casse dalla mattina alla sera e non trovo una carta epica. Mi ero rotto. Ho detto adesso compro il baule super magico. Beh, comunque l'avevi chiesto. Ok, sì. Sì, la posso potenziare? Sì, a me piace tantissimo quella carta. Okay. Questa invece si vuole tre dono, perché non. Lo so. Boom, ha potenziato la colpa. Oh, questo guarda che sono quello che mi fanno girare. È forte, Fermi tutti, ragazzi. Modifico il deck e usiamo il Giant Pekka. Io direi di potenziare la scarica. Beh, mi sembra chiaro. Guarda che la uso tanto, davvero. Livello 7, livello scarica 7. Perfetto. Cosa altro? Ho vinto la velena, eccetera, eccetera. Boom! Livello 7, così da nulla. Torri dell'arena. Specchio, cosa fa? Aspetta, Ti copia l'ultima carta che hai usato. Per uno di Elisir. Ecco. Copia la tua ultima carta giocata per più uno Elisir. Ah, quindi se costava 8. Ho capito. Vuoi giocare un Pekka? Usi 8. Usiamo intanto il Giant Pekka. Intanto vediamo questo come funziona. Esatto. Già costa, ragazzi. Devo arrivare a. Intanto andiamo a prendere anche richiedi. Ho visto che ho vinto. Quelle 10 gemme. 10 gemme. Pecero. Bene, voglio provare il Giant Pekka, ragazzi. L'ho sostituito a posto dello Giant Skeleton. Okay, non si chiama Giant Pekka, si chiama Pekka, lo so, ma si chiama Giant Pekka! Siccome si chiama Mini Pekka. Come noi chiamiamo i titani di Clash of Clans, si chiamano titani. Esatto. Si chiama Giant Pekka, il Pekka. Oh, aspetta un attimo adesso, cosa ha fatto? Buttiamo un barile! Così, che l'ho anche potenziato da poco, È morto. Sì, guarda il danno che fa. Patapam, patam, pim, pom, pum. Statom, patam, trum, cintonf. Perfetto, ottimo, guarda, pom, pom. Patam. Oh, cavolacci. Sai benissimo cosa succede adesso, vero? Adesso succede che devo. Ha messo bombarolo gigante. Esatto, perché lui adesso aspetta, guarda cosa faccio io. Aspetta, faccio così. Il bombarolo è già andato, però. Lo so, perché gli ho messo il bombarolo anch'io. Bravo! Mica sto lì a guardarlo, Ok. Cioè. Hai il barile? Aspetta, lo butto di qua. Adesso li va a difendere da quella parte, costretto. Gli butto un barile da quella parte. Ah, no, ha messo i goblin. Però un colpo. Giusto, è un po' colpito anche quella torre. Devo usare un Giant Pekka, però aspetta un attimo. Ok, adesso è il momento Giant Pekka. Perché, oh, gli Spear Goblin quanto mi urtano. Il sistema è nervosissimo, proprio per il dato. Non usare Giant Pekka adesso. Uioioi, come fa? Fulminala. Come fa? Non basta? Inizi. Allora, fermi tutti, devo uccidere quella roba. Devo uccidere quella roba, buttiamo questa roba qui e la fulmina adesso, Stack, perfetto, dategli dei colpi. Sì, ok, andata giù. Ecco, pisca anche un po' la torre. Okay. È il momento. Eccolo qua, lo schiero di qua io. È il momento. Vai Giant Pekka, vai, vai e distruggi. Adesso ti mette l'oro degli scheletrini. Guarda che bello, ok. Aspetta, ma prima l'oro degli scheletrini. Di qua però. Aspetta, qua di qua facciamo così, Boom, così. Sì, ma muore adesso, aspetta. Dai, muori, ti prego. No, non muore. Guarda. Vediamo se butterà giù la torre il mio Giant Pekka. Spam! Perfetto. Però anche la mia torre va giù. Vedi, se lui attacca un po' di qua, un po' di là, diciamo che è un po' difficile. Sono pessimista, aspetta. Dai, butta giù quel gigante, ti prego. Buttatelo giù. Ottimo. Sai cosa? Aspetta, guarda, che mette il Giant Pekka. Dai, sì, dietro gli arcieri che lo difendono. Ok, adesso non mi sono. Oh, no! Dai! Barile qua! No, muore il Giant Pekka. No, muori! No, è stato bravo. Ma perché quando uso il Giant Pekka la prima volta mi devo trovare contro quelli che hanno
Non le vedo usare mai, ti giuro io, Lo so. Al massimo usano la Tesla, quella la usano tanto, ma no. O l'Arco X. O l'Arco. No, l'Arco X, ma che. Da me sì, quindi Arco X. Usano tantissimo il. Perché adesso mette il bombardamento dietro col giro. È probabile, però. Aspetta un attimo, metto anche questi goblin. Devo ucciderlo prima che lui metta il bombarolo. Dai. Buttiamo subito il giant pecca, perfetto. Ok, è andato. Aspetta, qua. Ma leggi? No, la scarica. Ok, scarichiamo qui, così la torre. Intanto il pecca che arriva. La torre va giù senza il pecca. Ok, è finita. Ho vinto, ragazzi. Una torre me l'ha portata giù il giant pecca. Una torre me l'ha portata giù. Sì, cadendoci sopra. Esatto, ci ha camminato sopra. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo il giant pecca. Aspetta. Cosa? È una cassa normale. Esatto, andiamo a aprirla. Magari adesso un altro pecca. Sì, guarda, beh, non trovo mai niente. Guarda, trovo solo robe così. E quella di legno, trovo la strega. Ecco, lui qua di legno trova la strega, io in quella d'argento d'oro, smeraldo, non trovo nulla. Ragazzi, non mi ero neanche accorto io. Posso potenziare ancora la scarica per 2000. E cioè, allora la potenzio in bomba, ragazzi, è fortissima sta roba. È comodo. Livello 8. Sì, una cosa comoda è che rallenta. No, la blocca proprio. Da quell'istante. E qui guardate, allora facciamo così, adesso proviamo questa tecnica con la carta specchio. Allora, uso Giant Skeleton e poi quando avrò il doppio Elisir potrò schierare subito un altro Giant Skeleton di vita. Ma vediamo, io non l'ho mai usato, quindi è una tecnica, ragazzi, per me è nuova. Già col Giant Pack è andata bene. Usa subito la scarta specchio. No, adesso tipo, vediamo come funziona. Adesso io metto tipo gli arcieri. Vedi, lui per 4 posso mettere un altro arciere. Ok. Oh, ottimo, ottimo. Vediamo un po' adesso, usiamo i Goblin. Okay. Mentre a difendere bombarolo contro la strega assolutamente. Guarda come iniziamo bene. Aspetta. Vabbè, usiamo questo, guarda. Io li rallento e adesso guarda, lui muore su. Ah, guarda, adesso muoiono tutti qui. Ok, va bene, muore il pecca, muore la strega. Vediamo, scarica anche. Frop, così, vedi così si ferma. Frop, dai. Oh, dai, scoppia! Scoppia! Perfetto, quindi posso usare la scarica di nuovo. Esatto, perché l'ultima roba che ho usato. E invece adesso posso usare gli arcieri. È difficile da usare quella carta. Sì, bisogna stare attenti, bisogna pensare alle prossime. Intanto un bel barile che non guasta barile! Mai. Vediamo un po'. Guarda quanto tolgono quel cavolo di bombarola, assolutamente. Guarda, ho messo il gigante. Ma adesso mano in mezzo. Bastardo? No! Mica stupido! No! Mi va giù la torre! No! È stato bravo! Aspetta però. Bon, quello ma lì muore. Quel mago? È abbastanza, a dire il vero. Ok, buttiamo così, guarda. Giant Skeleton. Okay. Adesso io per 7 posso mettere un altro Giant Skeleton. Lo metti dall'altra parte? Così uno deve difenderli qua? Attenzione, però devo difendere. Vedi il problema? Devo difendere, aspetta. Devo buttare altri Goblin. Questi Goblin qua sono... Goblin da tutte le parti. E scarica elettrica, dai, vi prego. Fermatevi un po', dai, fermo. No, cavolo, è arrivato. Boom! Perfetto. 700 di vita andati. Sai cosa funziona molto? Cosa? Cioè, dobbiamo dire che funziona meglio. La specchio, come funziona? Guarda, anche il mio è andato là. Cioè, ci è arrivato, pian piano ci è arrivato. Allora, fermi tutti. Adesso io metto un altro Giant Skeleton qui. Non c'è riuscito. Come ce l'hai adesso? Come ce l'ho? Puoi metterlo. Aspetta un attimo. Ok. Facciamo così. Perfetto. Mettiamo qua. Non so se sto facendo una cazzata o no, barile. Non capisco. Barile. No, aspetta, devo difendere. Sulla strega il barile. No, aspetta, buttiamo qui, difendo tutto a manetta. Intanto lascio già cascare più là che si ammazza da solo con la torre. Ok, vedi che li ho bloccati, perfetto. Ok, butto un barile di goblin qua. Ah, visto che ho bloccato il goblin. Cos'è, lo specchio di lui? No, come faceva? Scusa. Dai goblin. Cosa? Il moschettiere forte. No! Peccato, ragazzi, mancavano 500 di vita alla sua torre. Vabbè. Se il video è piaciuto, ragazzi, ricordate, datemi un mi piace, scrivetemi nei consigli come utilizzare. Scrivetemi nei consigli i commenti. Scrivetemi nei consigli i commenti. Ma come stai? Scrivetemi nei commenti i consigli per come usare la carta specchio, perché sinceramente non so bene come utilizzarla. Non ho ancora idea. E nel caso chiara. In cui voleste vedere come cercare di avere più gemme per Clash of Clans o Clash Royale, c'è il link in descrizione. Non è ciao a tutti qua. E al prossimo video. Lo metti qua.